First, I would like to thank Padua for accepting us for this game. We are the first Australian team to tour Italy or Europe, so it's a great honour for us. Un grande ringraziamento a Padova che ha dato questa opportunità di disputare questa partita. Sydney è la prima squadra australiana a giocare in Italia e in particolare anche in Europa una amichevole di questo tipo. And to finish, I know this is Alessandro's first club, so I'd like to say if Alessandro scored 14 goals last year, if he can score me 20 goals this year, maybe we can win the championship. Thank you. Dice che è stato determinante Alessandro con i suoi 14 gol per raggiungere la posizione dove è arrivato l'anno scorso il Sydney e si augura che magari con i 20 del prossimo, anzi se avesse segnato 20 avrebbero vinto il titolo, magari li segnerai quest'anno e chissà che non va tutto bene. Grazie ancora, lasciamo la parola a questo punto ad Alessandro Del Pio. Sì, buongiorno a tutti, io ringrazio per le belle parole che Presidente, in mezzo a Presidenti, per cui una posizione privilegiata, ma una posizione privilegiata per me essere qui, tornare a Padova, come ben sapete, non so se tutti di voi, ma molti di voi sicuramente conoscono la mia storia, che ho passato dai 13 ai 18 anni, un periodo della mia vita molto molto particolare, delicato, come quello dell'adolescenza, però vivo, nel senso pieno di emozioni che mi hanno portato a fare quello che ho fatto. Io ho esordito nel calcio professionistico, ho seguito dalla tribuna per la prima volta una squadra professionistica, ho segnato il primo gol nel campionato professionistico, per cui tante tappe sono passate da qui, molte tappe fondamentali della mia carriera, perché quello che si costruisce in gioventù quando si è talmente piccoli è fondamentale per quello che può essere molto grande, di conseguenza sono strafelice di tornare a Padova per giocare questa amichevole, perché è un momento che va oltre la partita di calcio, dove speriamo di darci una sana battaglia, divertirci e segnare anche dei gol, ma che include tanti vecchi amici, che include un modo di pensare di essere che mi è sempre piaciuto e che condivido da Veneto anche a Padova e tutta la regione, condivido la mia famiglia, parte della mia famiglia, la mia fratella, mia mamma che abitano ancora a casa qui, quindi non proprio qui a Pedrolo, ma lì e di conseguenza sono veramente felice. Ovviamente ho salutato con grandissimo affetto, con anch'io ricordare Vittorio Scantantuto, che con il quale tutto è partito da 126 Bianca, e lì è partito il sogno di un bambino che voleva diventare calciatore. Quindi è stato un sogno che è diventato realtà, è stato un sogno bellissimo che abbiamo vissuto insieme in 2 anni, e di conseguenza mi sembra non solo doveroso, ma con grande affetto che ti volevo salutare e dedicarti il mio personale applauso per quello che è stato fatto. C'erano tanti ragazzi, tifosi,
Non lo so perché, vorrei fare qualcosa che non ho mai fatto, leggervi questa lettera, con una bambina mi ha dato una lettera. Vi leggo le prime 5 righe perché sono a mio avviso troppo belle e che rappresentano quello che è lo spirito con cui io sono cresciuto, lo spirito che ha sempre trovato in questa terra e in questa società e lo spirito con il quale io auguro la nuova presidenza di continuare ad andare avanti, cioè far sì che i giovani, i bambini ci sia il sogno, ci sia l'altruismo, ci sia tutto quello che in poche righe una bambina di 10 anni che si chiama Alessia mi scrive dicendo che ho un fratello più grande che ha 15 anni, che fa calcio e ti adora da quando era piccolo, mio fan, sempre desiderato in contratti, grazie a te sono il soggiorno più bello della sua vita, a lui basterebbe andare a mangiare la pizza con me, te la offro io con i miei risparmi. Cioè io credo che queste cose sono cose che completano la vita di un calciatore, quindi mi piaceva condividere con voi un posto dove ho vissuto la mia giovinezza, dove poco più di 10 anni e 13 sono venuti. Grazie. Chiaro,
durante un sogno di quando sei bambino, ora auguro che venga ripristinato nei migliori modi, perché ovviamente ci sono legate in maniera affettiva, col passare del tempo le cose si capiscono in maniera più profonda. Ma ero lì, tribuna est, a fare il tifo e quindi a seguire tutto quello che sono i passi della prima squadra, per poi poter entrare, assaporare quello, allenarsi con dei ragazzi, dei giocatori di tale calibro, per me era il massimo. Di conseguenza quel gol forse il pubblico giudicava un po' perché conosceva magari quello che stava nascendo, perché i tifosi sono sempre stati molto legati anche a quello che accadeva nel calcio giovanile, e forse un po' anche perché ha visto la gioia e la voglia che avevo di fare gol, quindi non ha fatto altro che ricambiare anche quello che era il mio atteggiamento. Ci penso e sorrido e sono felice che sia andato qui. Sì, ne abbaglia Sport Televisione. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, noi che abbiamo vissuto i tuoi anni, c'eravamo, come ricordare, ci chiediamo sempre, ma ti è mai passato però, stando da ora, di chiudere la carriera qui? Nel corso della mia carriera, ovviamente, tanti pensieri sono passati nella mia testa, anche questo. Però poi l'evolversi degli anni mi ha portato ad essere con la Juventus per tutta la mia carriera, quasi tutta. E nel momento in cui ho dovuto scegliere un'altra squadra, un'altra strada, ho scelto una strada molto lontana. Questa era una priorità, quella che era la mia scelta. Quindi, come ben sapete, ho migrato più volte, non avrei scelto una squadra italiana, non avrei scelto europea, però voglio di assaporare qualcosa di completamente nuovo, quindi il mio ricordo di Padova rimane bellissimo, al di là del fatto di non averci ancora giocato.